Allora, innanzitutto vorrei ringraziare la squadra e i compagni che hanno permesso di realizzare un mio piccolo sogno. Ci continuiamo a giocare questa stagione. E per quanto riguarda la partita, non l'ho cambiata io, ma è stata la squadra a non mollare mai. Abbiamo fatto una partita brutta come un po' tutto il campionato altalenante, ma stiamo dove ci meritiamo e dove vogliamo essere, e vogliamo continuare a giocare tutte le partite come se fosse l'ultima, e speriamo che vada tutto bene. Tutte le partite come se fosse l'ultima, ce ne sono due fondamentali all'orizzonte, Pressano e Conversano. Le conoscete un pochettino, come arrivate a questo appuntamento? Le conosciamo da video, noi non ci abbiamo giocato perché in realtà il Conversano è cambiato dall'anno scorso, Pressano non ci abbiamo mai giocato contro. Andiamo, noi non abbiamo nulla da perdere, tutto da guadagnare. Saranno sicuramente due bellissime partite, daremo l'anima. Noi sapevamo che era una partita molto difficile, loro ovviamente avevano bisogno dei punti. Noi siamo venuti qui a provare a fare un gioco diverso, 7 contro 6. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo con questo gioco, a provare un po'. Poi il secondo tempo effettivamente abbiamo un po' calato, abbiamo perso tanti palloni. Purtroppo l'hanno vinta loro, meritatissima la vittoria del Città Sant'Angelo. Una stagione per Carpi sicuramente fino ad ora positivissima, primato, già semifinale scudetto. Dove vuole arrivare questo Carpi? Sì, no, guarda, sicuramente il Carpi ha fatto un po' meglio rispetto agli anni scorsi. Va bene, ora c'è da giocare la Coppa, le semifinali, giochiamo, andiamo fino in fondo, quello che viene, viene. Noi lavoriamo ogni giorno per questo, quindi speriamo che i risultati arrivano.